Sempre per la sinistra è intervenuta anche la Lampis, che però ha ammesso le difficoltà dell'attuale maggioranza. A partire da quello che il mio sindaco ha detto, per provare a fare una mia personale analisi. Io ho già detto in altre occasioni, in vari modi, in vari luoghi, che ritengo l'esperienza, quest'anno di esperienza, non positiva. Io credo che noi, io personalmente, ho voluto, quando ho preso parte al percorso elettorale, quando ho deciso di, in maniera, voglio dire, con grande impegno, una grande passione, prendere parte al processo elettorale, mettendo in moto una serie di meccanismi, io in quel momento avevo un sogno e questo sogno io stasera in questa discussione lo voglio rivendicare, come ho fatto in altri momenti. Quindi quando si fa un'analisi del motivo per il quale ci troviamo ad affrontare queste difficoltà, senz'altro io sono disposta ad ammettere, a considerare il fatto che la maggioranza abbia fatto e abbia dimostrato alcune, come dire, inadeguatezze, forse in alcuni momenti non è riuscita, come dire, a stringere la concentrazione sui punti nevralgici, forse in alcuni momenti non è riuscita a dialogare nel modo corretto, non è riuscita a tessere le relazioni nel modo più efficace. Il prezzo probabilmente di un'inesperienza di buona parte dei consiglieri di maggioranza. Chiudiamo questa lunga pagina sulla crisi politica della maggioranza con un estratto dell'intervento dell'ex sindaco Ted. Grazie signor Presidente. Ma io ho preso appunti molto dettagliati durante l'intervento del sindaco, ma questi appunti li giro da ogni parte, a destra, a sinistra, a manca, e non riesco a trovare un cenno uno al tema oggi in discussione. È una cosa incredibile. Lei, signor sindaco, è un venusiano. Lei è un venusiano. Lei scappa dal confronto sull'oggetto del contendere oggi in maggioranza. E questo non è salutare, né per la maggioranza, né per lei, né per l'amministrazione, né per il Consiglio Comunale, né per la città. L'incipit è stato devastante. Ha invocato il Signore. Dopo aver invocato il Signore abbiamo visto litri di bava, politica ovviamente, che fuoriuscivano dalla bocca del sindaco e che accusavano il Consiglio Comunale tutto, compresa l'opposizione, di aver causato questa crisi. Siamo alle comiche finali, non hanno iniziato a scorrere i titoli di coda, perché non potete andare a casa adesso, lo sappiamo molto bene, abbiamo i piedi per terra, sappiamo che fino alle elezioni regionali non potete andare a casa. Dopo le elezioni regionali qualcuno inizierà a ragionare con un po' di raziocinio. Cambiamo argomento. Abbanoa comunica che nella giornata di martedì prossimo 17 settembre interverrà con manutenzioni ordinarie negli impianti di sollevamento idrico e fognario di Alghero. L'ente gestore del servizio avverte che in occasione degli interventi si potrebbero verificare problemi nella distribuzione idrica nelle zone di Montedoglia, Nurra di Alghero, Capocaccia, Tramariglio e zone turistiche nella costa nord. Secondo quanto previsto dall'ufficio tecnico di Abbanoa, i lavori inizieranno alle 8:30 e si concluderanno nel pomeriggio. Circa 15.000 visitatori hanno affollato nel corso dell'estate le tre mostre Galanias, i tesori dell'artigianato sardo, organizzate dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio in tre location esclusive, al Quartier Saial di Alghero, alla Bottega Santa Croce di Cagliari e al Tribù di Nuoro. Un successo oltre le più rosee aspettative. Circa 15.000 visitatori hanno affollato nel corso dell'estate le tre mostre Galanias, i tesori dell'artigianato sardo, organizzate dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio in tre location esclusive, al Quartier Saial di Alghero, alla Bottega Santa Croce di Cagliari e al Tribù di Nuoro.
Le esposizioni hanno attirato, oltre all'appassionato pubblico locale, tanti incuriositi turisti in vacanza nell'isola. L'allestimento è stato molto apprezzato, soprattutto dai viaggiatori provenienti da Germania, Francia, Russia, Scandinavia e Giappone. Il dato, peraltro, è destinato a crescere, considerando che la mostra nuorese è ancora aperta e molto frequentata, mentre quelle di Cagliari e Alghero sono chiuse dal 1 settembre. Un aspetto importante da considerare è relativo all'attenzione che i visitatori hanno riservato agli oggetti esposti, non limitandosi al solo aspetto contemplativo, ma soffermandosi su valori funzionali e simbolici. Una nota a parte meritano il numero e la qualità delle attestazioni verbali e commenti scritti. Come risulta dai libri firma, il gradimento dei manufatti è stato unanime. Dai giovani e creativi in genere, sino a molti addetti ai lavori, tutti hanno lasciato una testimonianza entusiastica di approvazione. La nostra iniziativa di mettere in vetrina un'idea di Sardegna autentica, modellata tra tradizione, identità e originalità, afferma l'assessore Luigi Crisponi, ha avuto pieno riscontro da parte del pubblico, con diverse sfaccettature. Dalla riscoperta dell'artigianato artistico dei sardi stessi all'attrazione forte verso i turisti italiani e stranieri. Nelle tre mostre Galanias si è potuto ammirare un inestimabile patrimonio di eccellenze manifatturiere di circa 120 artigiani isolani, ceramiche, tessuti, ferro battuto, cestini, opere in legno, oreficerie e coltelleria, forme e temi inconfondibili radicati nella tradizione manifatturiera e artistica isolana. Sono state il filo conduttore delle mostre ed elementi trainanti per i visitatori. E ora spazio alla pubblicità, tra poco.